In passato vi ho fatto vedere uno strumento per poter leggere le sonde 420 mAh utilizzando Domotix. Era la D4TH della Papucci. Come vedete, qua abbiamo la pressione, l'umidità e la temperatura all'interno della cantina. Abbiamo visto in Domotix come era possibile estrapolare i dati di questo strumento attraverso uno script in Lua dalla pagina XML. Abbiamo anche visto attraverso plugin all'interno di Domotix come era possibile leggere i dati da questo strumento attraverso il Modbus TCP. Infatti, nella configurazione abbiamo la possibilità di mettere il Modbus TCP con la porta. Adesso andiamo a vedere come si fa a leggere attraverso Node-RED, perché ho trasferito anche questo all'interno di Node-RED e non utilizzo più lo script in Lua. Andiamo in Node-RED e vediamo come per i contatori seriali vado a leggere i registri Modbus. La differenza, utilizzo Modbus Getter, vado a creare sempre il server Modbus TCP. Andiamo a vedere, abbiamo tipo TCP, si mette la porta di rete del nostro strumento, la porta Modbus. E come TCP time mettiamo default. Unità ID 1, time mod millisecondi si può lasciare a un secondo. Tutto il resto si può lasciare così com'è. Per quanto riguarda la funzione di lettura, è la funzione 4, l'unità ID 1, e andrò a leggere i primi 16 registri. In questi 16 registri abbiamo l'analogica 1 che non viene utilizzata. E viene letta tra registro 0 e registro 1 dell'array, perché come abbiamo visto nell'altro video, vado a leggere un array di 16 numeri che li possiamo vedere in sequenza. L'analogica 1 non è collegata, quindi mi dà come valore 0. Per la pressione vado a leggere la seconda, si trova tra registro 5 e 6. Per quanto riguarda l'umidità, 9 e 10, e la temperatura, che è la quarta. Il quarto ingresso analogico, vado a leggere tra il 13 e il 14. Per quanto riguarda tutte le altre cose, è uguale ai convertitori seriali del centralino con il LSDM 120 e del quadro contatori. Vi faccio vedere la funzione, va a ricreare sempre comando HTTP da inviare i dati all'interno di Domotix per dare i valori di pressione, umidità e cantina. Utilizzando questo sistema in Node-RED ho la possibilità di aggiornare i dati in Domotix più rapidamente, perché quando andavo a utilizzare lo script in Lua in modalità time, lo script veniva eseguito ogni minuto, mentre così facendo i dati vengono aggiornati ogni 2 secondi. Questo è tutto quello che riguarda il Modbus TCP con Node-RED e gli strumenti che ho io a casa. La cosa da tenere a mente è l'impostazione del server qua. TCP default. Grazie e arrivederci al prossimo video.